Sì, sicuramente, questi ragazzi meritano apprezzamento, meritano sostegno, stiamo costruendo una squadra di tutto rispetto, dobbiamo solo stare vicino, fare i tifosi e fare quello che abbiamo fatto sempre. Quest'anno sembra che ci siano tutti i presupposti per far bene, iniziamo a incoraggiare tutti, iniziamo a caricare l'ambiente perché penso sarà un anno ricco di soddisfazioni. Questo però alza l'asticella, nel senso che abbiamo costruito una squadra competitiva, ma questo alza anche le nostre aspettative. Beh certo, l'Avellino non si può nascondere, dopo il campionato pessimo dell'anno scorso, quest'anno penso che anche la società sta facendo un lavoro eccellente con Perinetti, stiamo prendendo giocatori di grosso calibro, sembra che abbiamo preso anche Rigione, il capitano del Cosenza, quest'anno veramente non ci possiamo lamentare, dobbiamo solo tifare, stare vicino alla squadra e cercare di portare questa squadra in Serie B. Luca, parere tecnico, quale calciatore che ti ha colpito in questo momento più di altri? Ma guardi, sembrerà strano, voglio fare il nome del terzino Cancellotti, un giocatore straordinario e poi come tecnica Varela e D'Amico penso che siano superiori a questa categoria. Io ci sono sempre, sono stato anche in ritiro, come sapete, insomma, a Palena, ci sono nelle trasferte quando posso, quando compatibilmente agli impegni allevati ci sono sempre, per l'Avellino ci sono sempre. I ragazzi vi hanno strappato un applauso di incoraggiamento ma anche di sano apprezzamento. Sì, ci voleva perché i ragazzi comunque si stanno impegnando anche per incoraggiarli, visto che saranno forse le ultime volte che li vedremo, almeno per quanto mi riguarda, li vedremo a Vendicano, finalmente potersi che torniamo a casa nostra. È un incoraggiamento che viene dal cuore, non c'è molto da sforzarsi. Ci sono dei leader in questa squadra, è evidente, si vede chi per curriculum, chi per caratteristiche. Chi ti ha rubato il cuore fino a questo momento? Ma guarda, sembrerà strano, ma io ho conosciuto proprio stamattina Cionek, mi ha dato un'impressione proprio da leader, quattro parole ha detto, ma sai quelle cose che poi uno che vede l'Avellino da 58 anni circa, perché sennò non è che stavo in fascia e vedevo l'Avellino, però ripeto, mi ha dato quattro parole, mi ha impressionato, però è chiaro che poi vedendo gli allenamenti, vedendo chiaramente anche diciamo il ritiro, i giocatori che mi hanno colpito molto sono stati sicuramente Palmiro, tutti nuovi, Palmiro, Falbo, anche perché diciamo i vecchi o quantomeno quelli che stanno l'anno scorso già li conoscevamo.